Siamo soli e mi sembra che si possa parlare senza dire di essere ascoltati. Posso, da amico, dirvi il mio pensiero? Questo vostro progetto mi preoccupa. Comunque vada, prendere una sposa è per voi, caro amico, un'impresa rischiosa. Capisco, c'è forse in casa vostra di che mettermi in ansia per la mia. E proprio in fronte avete l'evidenza che d'ogni matrimonio le corna sono morte a conseguenza. Questo è il caso a deciderlo, mio caro, e pensarci la sciocca. No, quanto a voi, quello che mi preoccupa è lo scherno di cui tanti mariti hanno dovuto soffrire. Perché dai vostri strati, voi lo sapete bene, nessuno, grande o piccolo che fosse, si è potuto salvare. E niente, ovunque siate, mi dà tanto piacere quanto mettere in piazza i segreti degli altri. E allora? Esiste al mondo forse un'altra città con mariti pazienti come i nostri? Non ne vediamo forse qui da noi piegarsi a compromessi di ogni sorta? E io da spettatore non posso neanche ridere, non posso, di quei dotti. Oh sì, potete, ma chi ride degli altri non deve poi sorprendersi che si rida di lui. Della gente che ovunque sto a sentire, parecchi si compiacciono di raccontarmi le faccende a me, ma nessuno può dire d'aver mai visto me divertirmi alle loro maldicenze. E così, se la sorte, da cui tutto dipende, dovesse un giorno apporre alla mia fronte il suggello di un'umana sventura, sono quasi sicuro che la gente ne riderà solo segretamente. E non è neanche escluso che qualcuno commenti amabilmente: che peccato. E per voi, compare, torno a dirvelo, il discorso è del tutto differente. Mi toccherà, mio caro, rigare molto dritto per evitare d'essere beffato. Al minimo pretesto, potete esserne certo, a ogni angolo di strada vi faranno il concerto. Oh, santo cielo, amico, non state a tormentarmi. Ancora deve nascere chi mi farà la festa. So tutto io delle trame raffinate con le quali le donne ci raggirano, delle astuzie, dei trucchi cui ricorrono per ornarci la testa. Ti ho preso per difendermi le mie contromisure. Colei che sposo a tutta l'innocenza per salvarmi la fronte da un'infausta influenza. Insomma, voi pensate che prendendo una stupida... Si prendono le stupide per non passare da stupidi. Io credo in fede che la vostra sposa sia addirittura un pozzo di sapienza. Ma una donna ingegnosa non è di buon auspicio. So bene cosa costa a certa gente aver scelto una moglie intelligente. No, mio caro, non se ne parla proprio di un intelletto acuto. Se una donna sa scrivere, sa già più del dovuto. Voglio insomma che sia ignoranza estrema. E per dirvela tutta, che non sa far altro che pregare, volermi bene, cucire e filare. L'ideale per voi dunque è una deficiente. Certo! Io dal punto che preferirei una brutta, ma sciocca a sufficienza, ha una bella con troppa intelligenza. Ma se l'intelligenza è la beltà... No, mio caro, basta l'onestà. Ma amico mio, come potete credere che una bestia distingua ciò che è onesto da ciò che non lo è? Una donna di spirito può venir meno, certo, al suo dovere, ma occorre almeno che lo voglia fare. Mentre la sciocca può farlo così, senza averne né voglia né intenzione. Ciascuno ha le sue idee, e come donne, come in tutto il resto, io seguirò le mie. Mi sembra francamente di essere ricco abbastanza per scegliermi una moglie che dipenda da me, che non abbia né nome né sostanza da contrapporre alla mia autorità. Era, tra altre bambine, una bambina di 4 anni appena, quando con i suoi modi dolci e docili destò il bene d'amore. Ed essendo sua madre delle strettoie della povertà, le proposi di cedermi la figlia. La buona campagnola capì le mie intenzioni e fu per niente di togliersi quel peso. Affidai la bambina a un piccolo convento, lontano da ogni pratica di mondo, perché lo si arrivasse secondo i miei precetti, vale a dire con ogni mezzo utile a farla diventare il più idiota possibile. L'attesa, a Dio piacendo, non fu vana. La ritrovai già grande, da tutto innocente, e resi grazie al cielo avermi offerto la moglie ideale.
l'ho ripresa con me. Ma poiché in casa mia vengono ogni momento persone con risorsa, l'ho sistemata, perché per precauzione, in quest'altra dimora, dove nessuno viene mai a trovarmi. Perché niente potesse guastare la bontà naturale del suo cuore, ho disposto che intorno non avesse gente semplice come lei. Mi starete chiedendo perché vi ho raccontato questa storia. Per provarvi quanto prudente io sia. E come conclusione, questa sera vi invito a cenare con lei. Voglio che la possiate esaminare e poi mi diciate se vi sembra che la mia scelta sia da condannare. Acconsento? Potrete in presenza giudicare di lei e della sua innocenza. Ma già da quel che avete raccontato, La verità supera il mio racconto, per le sue ingenuità continua a deliziarmi. Io te lo confesso, rido a svellicarmi. L'altro giorno, voi non ci crederete, è venuta tutta affannata a chiedermi, cantore ineguagliabile, se è vero che i bambini si fanno dalle orecchie. Mi rallegro con voi, signor Arnolfo. Grazie. Ma non volete smettere di chiamarmi così. Ah, non lo faccio apposta. Il fatto è che del signor Del Ciocco non riesco in nessun modo a ricordarmi. Però anche voi, scusatemi, cosa vi salta in testa così alla vostra età di sbattezzare? E dal fradicio avanzo di un tronco della vostra fattoria inventarvi col nome anche una signoria. A parte che da lustro alla famiglia, alle mie orecchie di Ciocco suona meglio di Arnolfo. Sostituire il nome lasciatoci dai padri con un nome chimerico. Che errore! Comunque sia, Del Ciocco ora è il mio nome. Lo trovo ragionevole, mi piace. E chi insiste a chiamarmi come prima mi fa una scortesia. Via, non staremo a litigare. D'ora in poi cercherò di abituarmi a chiamarmi così, signor Del Ciocco. Entro un istante a salutare e a dire almeno che sono tornato. È pazzo veramente, infine mia. È un po' fissato su certi argomenti. È sorprendente con quanta passione uno si ostini nella sua opinione. E là! Mi bussa! Aprite! Penso si sia contenti di rivedervi dopo 10 giorni. Chi va là? Io! Giorgina! Che c'è? Come vanno a aprire? Vacci tu! No, vacci tu! Io non ci vado. Non ci vado neanche io. Ma che bella manfrina. Io intanto resto fuori. E là, vi prego. A chi bussa? Il padrone. A lei? Cosa? È il signore. Apri, aspetto. Apri tu. Devo portare al fuoco. E io che il gatto non mangio il canarino. Chi non apre la porta non mangerà per una settimana. Capito? Fermo, tu che vado io. E perché proprio tu? Più presto meglio. Su, togliti di mezzo. Togliti tu più no. Voglio aprire la porta! No, non aprirai! No, che non l'aprirai! Tu neanche! Neanche! Che pazienza ci vuole! Signore, eccomi qua! Salva vostra, signore, eccomi qua! Se non fossi per riguardo al signore, io ti... Attenzione! Chiedo scusa! Ma che pezzo d'asino! Ma neanche lei, vedete? Zitti adesso! Silenzio, tutti e due! Basta con le sciocchezze! E badate a rispondere! Tu, Ale, svelto, dimmi, come vanno le cose qui in casa? Ecco, qui noi qui, grazie a Dio, noi, signore... Ma impertinente, chi ti ha segnato a parlare con me con il cappello in testa? È vero, ho fatto male. Va, facendo l'agnese. È stata triste dopo che sono partito? Triste no! Ma no! Oh sì che lo è stato! E perché mai? Il fatto è, signore, sul mio onore, che le sembrava sempre di vedervi tornare. E non c'era cavallo, asino, mulo che sentiva passare, che non credeva che eravate voi!
buon segno. Ebbene, niente, ecco il ritorno. Siete contenta? Le ringrazio il cielo. E io di rivedervi. State, mi sembra bene. Lo siete sempre stata. Sì, tranne che di notte, quando le pulci mi hanno tormentata. Presto avrete qualcuno che penserà a cacciarle. Mi darete sollievo. Anch'io lo credo. Cosa state facendo? Faccio delle cuffiette per me. I vostri berretti e le vostre camicie li ho finiti da un pezzo. Ah, molto bene. Su, tornateli sopra e non vi rattristate. Quanto prima verrò a parlarvi di cose importanti. Ah, eroine d'oggi di gran letterate, cacciatrici del bello e del sublime, io scommetto con voi che la sapienza di tutti i vostri versi, romanzi ed epistole e biglietti non vale quel che vale questa pudica e limpida ignoranza. Nuovo accordo non si fa vagliare dal cicchio dell'oro. L'importante è che l'odore. Ma che vedo? E forse. Sì. No, sbaglio. Eppure. Ma sì, è lui. Signor Orazio! Arnolfo! Evviva! Ma da quanto siete qui? Da 9 giorni. Ah sì? Sono venuto a casa vostra, ma voi non c'eravate. Ero in campagna. Ah, ma come fanno presto a crescere i bambini? Sbalordisco a pensare che qualche anno fa mi arrivavate a stento fino a qua. In effetti, ma ditemi, vi prego, vostro padre, quel caro Buonolonte, quell'amico che stima e riverisco, cosa fa, cosa dice? Che sempre in gamba? Sì, mi sta a cuore quel che lo riguarda. Sono 4 anni che non ci vediamo. E che neanche vi scrivete, mi pare. Sta, signore, benissimo. Meglio di tutti noi. Avevo una sua lettera per voi. Ma poco fa ne ho ricevuta un'altra in cui mi annuncia il suo imminente arrivo senza peraltro dirmene il motivo. Sapete niente voi di uno di qui che sia appena tornato dall'America dopo 14 anni con un cospicuo patrimonio? No. Sapete il nome? Enrico. Mai sentito. Mio padre me ne parla come se lo dovessi conoscere benissimo, informandomi appunto che è tornato e che con lui si metterà in viaggio per concludere qualcosa di importante di cui però non spiega la natura. Per me sarà una gioia rivederlo e farò qualche idea per favorirlo in tutto. Ma scrivendo a un amico non è il caso di essere così formali. E tanti complimenti sono inutili. Senza che vostro padre me lo dovesse chiedere, voi potete disporre di tutto ciò che ho. Ma sono tipo da prendere la lettera, quello che mi si dice. Al momento la somma che mi serve è di 100 pistole. In questo modo voi mi fate figliolo un gran favore. Sono felicissimo di averle giusto qui. No, no, no. Tenete pure anche la borsa. Oh, ma dovrò almeno... Io non per cerimonie. Ebbene, che vi sembra della nostra città? Popolosa e con splendidi palazzi e magnifici, immagino che siano anche i divertimenti. In questo campo ciascuno può trovare quel che cerca, ma chi è dedito al genere galante non ha davvero di che lamentarsi, visto che in fatto di civetteria le donne qui da noi non si tirano indietro, dalla bionda alla bruna su tutte le ore assai socievole, neanche i mariti sono più benevoli che uno possa augurarsi, cioè insomma da spassarsela. E tante volte poi con quel che vedo mi sembra quasi di essere alleato. Dovete sacrificare forse qualcuna. Ancora non vi ha reso la fortuna essere fatti come voi, credetemi, vale più del denaro. A voi basta l'aspetto per fabbricare schiere di cornuta. Non mi voglio nascondere, signore, che in effetti da quando sono qui un'avventura d'amore con voi. E l'amicizia che per voi mi induce a mettere bene a parte. Ma già per questo una nuova storiella succulenta da aggiungere alle altre della mia collezione. Però vi prego, resti fra di noi. In circostanze simili un segreto svelato può riservare la mia nostra ambizione. Ma di sicuro voi non lo ignorate.
E dunque, vi confesso francamente che una beltà d'uomo ha stregato il mio cuore. Subito le mie piccole premure sono state accolte con tanto favore da aprirmi un dolce varco sino a lei. E non suoni a mio vanto né a sua offesa, dire che la mia causa procede a gonfie vele. E chi è mai? Una giovane persona che abita in quella casa. Quella, vedete, con i muri rossi. Una persona, per la verità, estremamente semplice, a cagione dell'errore incredibile di un uomo che ne impedisce ogni rapporto umano. Eppure, anche attraverso l'ignoranza a cui la costringe chi la tiene schiava, riducono le incantevoli attrattive un fare seducente, un non so che di tenero, dai quali non c'è cuore che si possa difendere. Ma del resto è possibile, signore, che voi non conosciate quel giovane astro di grazia e d'amore. Agnese è il nome. Ah, muoio. Ma dall'uomo è del coccio o del boccio che si chiama. Ho giocato a gran caso. A quanto dicono è molto ricco, ma buon senso zero. C'è chi ne parla come di un ridicolo. Voi non lo conoscete. Pillole di fiele. Come? Non dite niente? Ma sì, sì, lo conosco. È un pazzo, non è vero? Come? Volete dire sì? Lo ritenete geloso da parete? O ci tutti? Insomma, è proprio l'uomo che mi è stato descritto. Comunque sia, la deliziosa Agnese ha saputo incantarmi. Vi giuro, un autentico gioiello. E sarebbe peccato che una beltà di un pregio così raro restasse fra le mani di quel tipo incredibile. Per quanto è in me, ogni sforzo, ogni pensiero sarà volto a sottrargliela. E il denaro che senza complimenti ho accettato da voi non serve che raggiungere il mio scopo. Per quanti siano infatti i nostri sforzi, voi sapete benissimo, signore, che è il denaro che avete in impresa e che in amore, non meno che in guerra, è quel dolce metallo a spianare la strada alle conquiste. Ma vi vedo, signore, un po' crucciato. Forse non approvate il mio progetto. No! È che stavo pensando... Perdonatemi, mi rendo conto di avervi staccato. Addio. Però più tardi a casa vostra, dirvi ancora grazie. Non ci manca che questo. E ancora ve ne prego! Discrezione. Non svelate a nessuno il mio segreto. Cosa sembra il cuore? Mente meno, si capisce. A mio padre, che potrebbe arrabbiarsi. Ah! Che castigo questa conversazione. Mai nessuno ha patito una simile tortura. Che impudenza che tu hai insensata nel raccontare proprio a me il suo caso. Uno sciocco fu mai tanto protervo. Ma tenermi in errore c'è ormai soltanto il mio secondo nome. Avrei dovuto soffrendo, costringerlo a portare all'estremo il profluvio della sua indiscrezione per rendermi ben conto del pericolo e sapere fin dove sia arrivata la loro relazione. Su, pensiamo a raggiungerlo, non può essere lontano. Strappiamo il resoconto integrale. Tremo all'idea di quel che può succedermi. Spesso uno va a cercare quel che meno desidera trovare. Va dritto sul mio conto.
assenza. Ghiaccio sciampurato. Stavolta, signore! Zitto! Portandola abilmente sul discorso e sondando il cuore,
piano piano si possano chiarire. Venite, niente! Voi sparite, via! È bello passeggiare! Molto bello! E che bella giornata! Oh sì, bellissima! C'è qualche novità? Il gattino è morto. Davvero? No, mi dispiace. Ma tant'è, siamo tutti mortali e ognuno fa per sé. Mentre ero fuori, è mai piovuto? No. Vi annoiavate? Io non mi annoio mai. E che altro avete fatto in questi ultimi 9 o 10 giorni? 6 camicie, mi sembra, e in più 6 cuffie. Il mondo calabrese è alquanto strano. Pensate che cos'è la maldicenza, come parla la gente. Dei vicini mi hanno detto che un giovane che nessuno di loro conosceva si è presentato a casa e voi avete lasciato che entrasse e vi parlasse. Ma a queste male lingue non ho voluto credere. E che abbiano detto il falso, sono pronto a scommettere. Mio Dio, lo scommettete? Perderete di certo! Che cosa? È dunque vero che un uomo... Ti assicuro! Da casa nostra non si è quasi mai mosso, giuro! Che mostri confessandolo tanta sincerità e quantomeno un segno della sua ingenuità. Io però, cara Agnese, se ricordo bene, io avevo proibito di vedere altra gente. Sì! Ma voi non sapete com'è andata. Se vi foste trovato al posto mio, avreste fatto quel che ho fatto io. Ma bisogna raccontarcela adesso, questa storia. È molto strana e persino difficile da credere. Me ne stavo seduta sul balcone, al fresco, a lavorare, quando proprio lì accanto, sotto gli alberi, vedo passare un giovane bel fatto che, incontrando il mio sguardo, mi saluta con un profondo inchino. Io, per educazione, gli rispondo inchinandomi. Lui si inchina di nuovo e io, di nuovo, all'istante, gli rispondo. Lui fa la mossa per la terza volta e io per la terza volta la rifaccio. Passa, torna, ripassa e a ogni passaggio del suo inchinarsi m'offre un nuovo saggio. Io, che su andivieni non perdevo mai d'occhio, gli ribattevo inchino per inchino. E se la notte, infine, non fosse sopraggiunta, avrei continuato all'infinito, non volendo né cedere né subire lo smacco che mi potesse credere di lui meno compita. Benone! Il giorno dopo, sulla porta di casa, una vecchia mi avvolta e mi parla così. Figliola mia, vi protegga il Signore e vi conservi nel vostro splendore. Dio non vi ha fatta bella come siete perché sprechiate i doni che ne avete. E sappiate che un giovane ferito in mezzo al petto, ora per causa vostra a soffrire è costretto. Ma brutta strega corruttrice d'anime. Io ferire qualcuno? La dico sbalordita. E lei? Sì, e gravemente. E il ferito è quell'uomo che avete visto ieri dal balcone. E io? Ahimè, com'è stato? Forse, senza volerlo, gli ho buttato qualcosa sulla testa? No, no. E dei vostri occhi, dice, il colpo fatale. Sono stati loro a fargli tutto il male. E io, mio Dio, non ci capisco niente. Ho tanto male agli occhi che lo attacco alla gente. I vostri occhi, lei dice, hanno un potere che voi stesse ignorate e che avvelena il sangue. Sta comunque di fatto che il poveretto langue. E se, continua quella buona vecchia, foste tanto crudele da negargli un aiuto, in un paio di giorni finirà sottoterra. Mio Dio, ne avrei, le dico, un gran dolore, ma lui, per aiutarlo, che cosa vuole che io faccia? E lei,
chiede soltanto licenza di parlarvi e starvi accanto. Solo i vostri occhi possono salvarlo, guarendolo del male che gli ha fatto. E io allora dico, bene, se è così, ditegli pure di venire qui. Brutta strega, brutta strega. Ecco perché quel giovane mi ha vista. Ed ecco anche il perché della sua guarigione. Dite anche voi, non ho avuto ragione? Potevo forse, e con quale coscienza, lasciare che morisse senza alcuna assistenza? Io che per quanti soffrono provo tanto dolore e non riesco a frenare le mie lacrime se davanti ai miei occhi un pollo muore. Tutto ciò viene solo da innocenza e mi deve portare la mia imprudente assenza, che è esposto senza guida il suo candore dagli agguati del furbo seduttore. Temo che il paraturto con la sua intraprendenza si sia spinto al di là di decenza. Che c'è? Mi sbaglio? State brontolando? Forse ho detto qualcosa che non va? No, no, ma dite, Agnese, dopo cosa è successo? L'altra parte durante le sue visite. Ah, se solo poteste immaginare la sua felicità e come sia guarito non appena l'ho vista e che bella cassetta mi ha portato e il denaro che ha dato ad Alenia e a Giorgina. Sono certa che gli vorreste bene e direste, come diciamo noi, che... D'accordo, ma lui cosa faceva quando eravate soli? Mi giurava di amarmi d'un amore senza pari e mi diceva tante cose belle, ma belle che più belle non si può. Ed oggi, che ogni volta che le sento, mi si smuove qualche cosa qui dentro. Non so dove, non so cosa. E mi sento languire. Atroce indagine di un mistero fatale, dove chi indaga soffre tutto il male. E ditemi, agli scorsi e alla dolcezza, aggiungeva per caso anche qualche carezza? Carezze? Oh sì! Mi prendeva le mani, le braccia e non smetteva di baciarmi! E non ti ha preso, Agnese, qualcos'altro? Uffa! Mi ha... Cosa? Preso... La... Prego! Oh, non oso! Penso che voi vi arrabbierete molto! Ma no! Temo di sì! Dio mio, no! Giuratemelo allora! Va bene, lo giuro! Mi ha preso anche in collo, no, sì! No, 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 basta con i misteri! Volete dirmi o no cosa mi ha preso? Mi ha preso la... Soffro come un cane. Mi ha preso quella bella collanina che mi avevate regalato. Io non sono riuscita a ritenerlo. La collana? Pazienza. Quel che voglio sapere è se oltre a baciare di mani e braccia non vi ha fatto per caso qualcos'altro. Come? Si vede l'altro? Ma no, certo! Dobbiamo farsi guarire del male che a sentire lo tormenta. Non è che vi abbia chiesto di prestargli altre cure. No? Ah, ma state pur certo che se l'avesse fatto io avrei per aiutarlo soddisfatto tutte le sue richieste. Grazie al cielo me la sono cavata a buon mercato. Se ci casco di nuovo me la sarò voluto. Basta. Causa di tutto, cara Agnese, è la vostra innocenza. Non dico altro, quel che è fatto è fatto. Io so solo che il vostro spasimante non vuole lusingandovi che ingannarvi e poi ridere di voi. Oh no, questo è impossibile. Me l'avrà detto almeno 20 volte. Ma ignorate se mi dice il vero. Cercate, cara, di venire a mente che accettare graziosi cofanetti, che verrete le ciance di certi magheggini, che lasciarsi da loro, forza di languore, baciare le mani e conquistare il cuore, è peccato mortale e della peggior specie. Peccato? Dite? E per quale ragione? Quale? Ma per quella che ha sodato che da simulazioni il cielo è rattristato. E perché mai dovrebbe rattristarsi? È una cosa talmente dolce e bella. Sono così stupida.
bisogna goderne onestamente e maritarsi per eliminare tutto quanto c'è in esse di colpevole. Se ci si sposa, non è più peccato? Sicuro! Maritatevi al più presto, dunque, ve ne scongiuro! Se lo volete, anch'io voglio così. È proprio a maritarvi che sono qui. Davvero? Sì. Sapeste che piacere mi fa? Sì, sono convinto che vi piacerà. Veramente volete che noi due? Niente di più sicuro. Se si fa, quante carezze avrò per voi? Lo stesso per voi da parte mia. Io non so mai quando uno scherza e quando fa sul serio. Voi lo state scherzando, vero? No, e lo vedrete con i vostri occhi. Noi saremo marito e moglie? Sì. E quando? Da stasera. Da stasera? Da stasera. Ma cosa mi fa ridere? Sì. Ah, mi contente, quanto più desidero. Quanta riconoscenza avrò per voi e quanta gioia stare assieme a lui. Assieme a chi? Assieme a... là! Là? No, là non c'entra. Ma scegliervi un marito voi correte un po' troppo. Ma farla breve un altro quel che riservo per voi. E quanto a quel signore, vi prego, per favore, anzi pretendo, che anche a costa che il male con cui vada a intendere lo porti all'altro mondo, svettiate senza indugio di vederlo. E che non esitiate quando viene a chiudermi la porta sulla faccia. E magari, se bussa, a lanciargli una pietra dal balcone. Per convincerlo meglio a non tornare. Capito bene, Agnese? Io sarò lì in un angolo a controllare quello che farete. Ahimè, è così carino. Che linguaggio è mai questo? Non avrà cuore. Basta, ora basta, tornate in casa, su. Ma come? Non vorrete... Ovvece basta! Io sono il padrone, io sono quello che parla. Su, obbedite! Sentire. Su, alzate un po' la testa.
tirate qua il dito. Qui mi dovete guardare e imprimervi ben bene nella mente ogni minima cosa che vi dico. Via, in fretta, in fretta, via, 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 in fretta, in fretta, via! Sto Agnese per sposare. 100 volte al giorno dovete benedire questa sorte, pensando alla bassezza da cui siete venuta e alla grandezza della mia bontà, che dallo stato vile di povera ragazza di campagna mi fa salire al rango di borghese onorato e che schiude le gioie del talamo e dei baci di un uomo che in passato ha ben 20 degnissimi partiti. Ha negato l'onore che ora vuol fare a voi. Essere moglie a niente non è un gioco. Essere moglie impone ad una donna comportamenti austeri. Io pretendo da voi che non compiate questo grande passo per professarvi libera o per darvi una vita dissoluta. Il vostro sesso è fatto per dipendere da noi, di chi porta la barba e ogni potere. Uomini e donne, è vero, sono le due metà di quell'intero che è la società, ma queste due metà non sono affatto uguali. Suprema l'una, l'altra subalterna. Questa è soggetta, quella sovrintende e governa. E tutta l'obbedienza che il buon soldato deve al capitano, il servo al suo padrone, il fanciullo al suo padre, l'umile fraticello al suo priore, è ancora poco o niente a confronto della docilità e la sottomissione e l'umiltà e il profondo rispetto che una donna deve al proprio marito, suo capo, suo signore e suo padrone. Appena lui la guarda seriamente, a lei non resta che abbassare gli occhi. Ne oserà mai fissarlo in pieno viso se lui non l'autorizza prima con un sorriso. Tutto questo le donne al giorno d'oggi fanno fatica a capirlo. Ma voi dal loro esempio fate attenta a non farvi fuorviare. Mai dovrete imitare le civette di cui si parla in tutta la città e tantomeno cedere alle scruse profferte del demonio, cioè di qualche azzimato vagheggino. Pensate che facendovi la metà di me stesso io vi affido il mio onore, che questo onore è fragile, si ferisce con poco, per nessun costo dunque si può mettere in gioco. E non dimenticate che all'inferno ci sono degli immensi pentoloni che aspettano per cuocere a tutt'ino le donne disoneste. Non sono favole queste che vi dico, ma lezioni nutrienti e salutari. E se l'anima vostra, mettendo al bando ogni civetteria, saprà farne tesoro, resterà bianca e pura come un giglio, mentre se lascerà la retta via diventerà più nera del carbone. E voi stessa, ridotta a far di prezzo e pena, preda definitiva del demonio, vi troverete un giorno giù, all'inferno, a bollire in eterno. Da ciò vi scampi la bontà celeste. Su, su, fate un bel inchino. Come entrando in convento, una novizia deve imparare bene parola per parola il proprio ufficio, così chi si fa moglie. Io giusto in tasca qui quello che occorre per insegnarvi un passo della sposa. Non so chi sia l'autore, ma è senza dubbio un uomo di buon cuore. Prendetelo, che sia per voi da adesso l'unica occupazione. Capito? L'unica occupazione. Ma mettetevi seduta sulla mia poltrona, mettetevi seduta sulla mia poltrona, vediamo se lo leggete bene. Dalla prima pagina, incominciamo. Le massime del matrimonio, ossia i doveri della donna sposata con il relativo esercizio giornaliero. Benissimo, avanti. Prima massima,
colei che onestamente entra in un letto altrui si metta bene in mente che malgrado l'andazzo oggi corrente, l'uomo che se l'è presa la vuol tutta per lui. Ti spiegherò più tardi quel che vuol dire. Tanto è sufficiente mangiate. Avanti. Seconda massima. Il suo vestire sia quello che può garbare al suo sposo e signore. Lui solo ha da pensare alla sua leggiadria e importa poco o niente se gli altri non la trovano attraente. Avanti. Terza massima. Lungi da voi gli studi che fanno l'occhio fatale e unguenti e cipri e fiale e i mille trucchi che più fiorito rendono il colorito, ma ogni giorno all'onore fanno un danno mortale. Donna che si fa bella raramente lo fa per il marito. Passiamo alla quinta massima. Quinta massima. E certo chi fa visita al marito è per la moglie regola d'onore non ricever nessuno. Chi con galante umore non ha attenzioni che per la signora al signore è sgradito. Sesta massima. Dei regali degli uomini non fidarsi opportuno. A dare qualcosa per niente, di questi tempi non c'è più nessuno. Settima massima. Fra le sue cose, le piaccia o no, niente scrittoio, carta, penna e inchiostro. Nelle buone famiglie tutto ciò che deve essere scritto può scriverlo solo il marito. Passiamo alla nona massima. E state seduta, se non vi dico d'alzarvi. Nona massima. Una donna che ha il senso dell'onore da ogni tipo di gioco rifugga con orrore, perché il gioco, lasciandola delusa, le può mettere in testa di giocarsi la cosa che le resta. Avanti. Decima massima. A lunghe passeggiate di stagione o merende in campagna è meglio non pensare. Chi ha uso di ragione sa che di queste imprese è ogni volta il marito a far le spese. Dite da sola, Quando torno ve le spiego parola per parola. Mi sono ricordato di avere una faccenda da spiegare, però da poco non dovrei ritardare. Su, rientrate. E tenetelo ben caro questo prezioso libretto. Se venisse il notaio, ditegli che vi aspetti, sarò qui tra un minuto. Prendete la poltrona e portate in camera. Avanti, datevi da fare, datevi da fare! Non c'è niente di meglio che fare con la mia sposa. La sperò a mio piacere la sua anima, e come c'era lei tra le mie mani, e le darò la forma che desidero. È vero che durante la mia assenza ho rischiato di pagare assai caro la sua troppa innocenza. È meglio francamente che sia questo il difetto di colei che ho intenzione di sposare. E se qualcuno dalla retta mia l'ha fatta deviare, bastano due parole per farcela tornare. In ogni caso, il nostro furfantello non ha davvero di che rallegrarsi. Ha chiacchierato troppo e ora ne paghi il prezzo. È il solito difetto dei ragazzi. Quando hanno per le mani la fortuna, tenersela per sé li fa soffrire. Sono così vanesi che pur di non star zitti si farebbero uccidere. Sono preda del diavolo, le donne.
quando scelgono simili incoscienti. Ma ecco che viene. Nascondiamo tutti questi pensieri e scopriamo cos'è che lo tormenta. Vengo da casa vostra. Il destino ha voluto che neanche questa volta voi ci foste. Ma non mi arrendo. Tento di trovarci. Un giorno o l'altro. E via, lasciamo perdere. Basta con i complimenti. Far cerimonie è una cattiva usanza, nella quale gran parte della gente perde stupidamente 2/3 del suo tempo. Evitiamo di farceli fischiare. Dei vostri nuovi amori. Posso, signor Orazio, sapere come vanno? Prima ero perso dietro un mio pensiero, ma poi mi è capitato di rifletterci. Della velocità del vostro approccio sono rimasto ammirato. E provo per la cosa un sincero interesse. Bene, dal momento che vi ho aperto il cuore, è giusto che sappiate che l'infelicità si è abbattuta di colpo sul mio amore. Oh, ma come è successo? La sfortuna ha riportato qui dalla campagna il padrone della mia innamorata. Che guaio! Con mio grande piacere. E quel che c'è fra di noi è venuto a sapere. Come che non ha fatto così in fretta? Non lo so, ma la cosa è più che certa. Ero andato più o meno alla solita a fare un breve omaggio alle sue grazie, quando mostrando un volto inaspettato, la serva e cameriera all'ingresso della casa hanno sbarrato e con un via sparito il tono di minaccia mi hanno chiuso la porta sulla faccia. La porta sulla faccia? Sulla faccia! Questa porta! Ho tentato di convincerli attraverso la porta. Tutti i miei discorsi hanno ottenuto un solo risultato. Non si entra, il signore l'ha vietato. Dunque non vi hanno aperto? No. E la prova che il padrone di casa era tornato me l'ha fornita poi la stessa niente, quando dalla finestra mi ha fieramente intimato di andarmene. E a rendere più chiara la richiesta, mi ha gettato una pietra sulla testa. Come? Una pietra? E neanche tanto piccola. E così mi capite che è stata ricambiata la mia visita. Vedo. Accidenti, c'è poco da scherzare. Siete in un bel impiccio a quanto pare. Sì, per me quel ritorno è stato un colpo duro. Vedo, e mi dispiace, vi assicuro. Quell'uomo intralcia ogni mio piano. È chiaro, ma voi non vi dovete disperare. Riuscirete senz'altro a rimediare. Bisognerà che cerchi, con un trucco ingegnoso, di eludere i controlli del Gerona. Non mi sembra il problema questo, no? In fin dei conti, voi... Uè, la ragazza vi ama! Ah, di questo sono sicuro! E ne verrete a capo! È ciò che spero! Questa pietra vi ha messo in apprensione, ma più di tanto in fondo non vi deve turbare. In effetti, ho capito quasi subito che il mio uomo era lì da qualche parte e dirigeva tutto di nascosto. Ma ciò che mi ha stupito, e stupirà anche voi, piccolo dettaglio di cui vi voglio mettere al corrente. Un tratto audace, di cui francamente non credevo capace l'innocenza di quella deliziosa giovinetta. Diciamolo, l'amore è un gran maestro. Nel medesimo istante, infatti, in cui rompeva ogni nostro legame, dicendomi: sparite, nel mio cuore non c'è più posto per le vostre visite. Questa è la mia risposta a tutto ciò che voi potete dire. Nel medesimo istante, ripeto, unicamente alla pietra il cui lancio mi ha tanto impressionato, è caduta ai miei piedi anche una lettera. E con quanta accortezza, con quale perfezione si combinano la pietra con la lettera con il senso di quello che c'è scritto, mi sembra un autentico prodigio. E a voi? Che cosa vi dite voi di quella sua domanda, di quelle sue parole? Una meraviglia. E non trovate, ditemi spassoso, il ruolo che geloso si trova a sua insaputa recitare. Sì, davvero spassoso. Non abbiatevi voi, concedetevi pure una risata. Contro la mia passione, fortifica la casa, mi bersaglia di pietre come se stessi scalando dei muri, e per vaso d'un comico terrore arriva a respingermi le sue truppe domestiche per poi farsi beffare, vittima del suo stesso marchingegno, da colei che ha voluto segregare nell'estrema ignoranza. Quanto a me,
sebbene il suo ritorno abbia messo in pericolo il mio amore. La cosa, lo confesso, mi diverte moltissimo. E non riesco a pensarci senza ridere. Mentre voi, vedo, ne ridete appena. Scusatemi. Ne rido quanto posso. Ma ora... Dado, tuo amico, devo farvi vedere quella lettera. Tutto quello che ha in cuore la sua mano l'ha scritto con parole dolci, ingenue, commoventi, piene di tenerezza e di innocenza. Quelle, insomma, che possono sgorgare da un incorrotto cuore alla sua prima ferita d'amore. E come ricona che ti serve a scrivere, ecco, per il mio volere che l'hanno insegnato. Voglio scrivervi e sono molto agitata perché non so se ne sarò capace. Penso delle cose e desidero che le sappiate, ma non so come fare per dirvele e non mi fido delle mie parole. Comincio a capire che sino ad ora sono stata tenuta nell'ignoranza e così ho paura di metterci qualcosa che non va bene, di dire di più di quello che dovrei. Io veramente non so quello che voi mi avete fatto, ma sento che sono dispiaciuta da morire per quello che mi hanno fatto fare contro di voi. E che starò molto male se dovrò rinunciare a vedervi, e sarei molto contenta di essere vostra. Forse è male dire questo, ma alla fine non riesco a non dirlo, e vorrei tanto che dirlo non fosse male. Mi si ripete di continuo che i giovani uomini prendono in giro le ragazze, che non bisogna stargli a sentire, e che tutto quello che voi mi dite lo dite solo per ingannarmi. Io voglio dirvi che non riesco proprio ad immaginarvi così, e che quando ascolto le vostre parole mi commuovo tanto che mi è impossibile credere nel menzognere. Ditemi francamente come stanno le cose, perché insomma io sono senza malizia e voi fareste davvero qualcosa di molto brutto se mi ingannaste. Io credo che ne morirei di dolore. Cagna! Cosa? Niente! Un po' di tosse! Avete mai sentito più soavi espressioni? Se mai visto, a rispetto delle odiose attenzioni di un potere distorto, un indole più dolce, più gentile. E non è forse un autentico crimine guardare con perfidia la bontà naturale di quest'anima, decidendo di spegnere la luce del suo spirito nell'ignoranza e nell'ottusità? Già l'amore comincia, mi sembra, a dissipare quelle tenebre. E se con il favore di qualche buona stella io potrò, come spero, a quel rozzo animale, a quel carnefice, a quel vile e brutale traditore! Io! Oh, ti già! Mi sono ricordato che ho una faccenda urgente da sbrigare. Ora che in quella casa lei vive da reclusa, non sapreste per caso se qualcuno vi abbia libero accesso. Vedete che non faccio complimenti. Mi sembra che in casi come questi ci si possa fra amici favorire. Avevo sotto mano per servizi del genere una vecchia di poco contentosa, che infatti a tutta prima mi è riuscita utilissima, ma dopo 4 giorni la poveretta è morta. Non è che mi potreste suggerire qualcos'altro di simile? No. Ma lo troverete di sicuro. Allora, vi saluto. Ah, avete visto quanta fiducia ho in voi? Thank you.
Don Gesualdo tranquillo, la traditrice ha sostenuto il Dio. Il pensiero quello che mi ha fatto non turba, si direbbe la sua anima. Mi ha sorpreso, mi ha portato sull'orlo della tomba. Sì, mi sembra che la cosa non la riguardi affatto. Io la vedevo calma e più si riscaldava la mia bile. Era proprio la rabbia che mi fiammava il cuore a raddoppiarmi il fuoco dell'amore. Ero stizzito, peso, esasperato. Eppure mai mi è parsa tanto bella, mai che a fondo i suoi occhi mi hanno trafitto, ho acceso i meglio ardenti desideri. Penso che in essi troverò la morte, se avrà la sua fine, la mia triste sorte. Ma come? Ho provveduto ad educarla con tanta tenerezza e tanta cura, l'ho accolta in casa mia fin da bambina, ho nutrito per lei dolcissime speranze. Ho vagheggiato le sue acerbe grazie tenendomene in caldo per ben 30 anni. Solo perché quel pazzo di uccello riuscisse a farle perdere la testa e me la sfilasse di sotto il naso quando era ormai mia sposa per metà. E no, però, ma qui no! Fatti pure da fare, mio piccolo Vanesio. I casi sono due. O io ci rimetto tutto, o tu dovrei archiviare i tuoi progetti e rinunciare a ridere di me. Oh, buongiorno, sono qui come da voi richiesto per stendere il contratto. Come fare? Nelle forme ordinarie. E la adottare ogni cautela. A procura che dei vostri interessi vi sia piena tutela. No, mi sono preso ancora da guardarsi. State tranquilli, siete in buone mani. A scanso di ogni equivoco, basterà che firmiate la pietanza dopo aver incassato. Non so più da tempo, ho un gran timore che tutta la città si rifoppi in rumore. Evitarlo è tutt'altro che difficile, possiamo fare un contratto non pubblico. Ma con lei come devo comportarmi? A seconda signore della dote. Io l'amo, il problema è tutto qua. In tal caso nulla vieta, signore, da segnarle una quota di favore. Come trattarla in un frangente simile? La regola, signore, è che il promesso doti la promessa di un terzo della dote che lei porta, ma una regola si sa, non è un obbligo, e volendo si può andare ben oltre. Sì. Per quanto riguarda la legittima, la norma è paritetica, ma a mio avviso il promesso può aumentare la dote alla promessa, quanto meglio mi pare. Se la amasse molto e volesse ingraziarsela, potrebbe favorirla. Pone la forma della dote assegnata che torna al testatore in caso di premorte della sposa o in quella cosiddetta irreversibile che in circostanza analoga dà agli eredi di lei o in quella infine della donazione che può essere o semplice o reciproca. Ma come? Alzate le spalle! Parlo forse come uno sprovveduto, come uno che ignora le forme del contratto. Qualcuno forse me le può insegnare, però sappia nessuna cosa di più certa. Sapete tutto questo a me la dito, ma chi ha detto il contrario? Voi signore che mi fate passare per uno sprovveduto, con alzate di spalle e smorfie o di... Addio! Ma da ritardo lui la sua brutta faccia, non so cos'altro fare perché faccia. Non mi avete chiamato per stendere un contratto? È vero, ma la stipula è stata rinviata, vi comunicherò la nuova data. Quell'uomo è una tortura, lo sta zitto. Quell'uomo è pazzo, la cosa è lampante. È vero? Ma non è vero che il padrone vi ha mandati da me per dirmi di venire? È più che vero. Io non so voi che cosa ne pensiate. Andate pure a dirvi a nome mio. È matto dalle gare. Sarà fatto! Avvicinatevi, miei fedeli, miei cari, miei amici. Ho qualcosa da dirvi. Il notaio. Ne parleremo dopo, la cosa è rinviata. C'è chi trama giocare il mio onore. E pensate che pronto sarebbe anche per voi se qualcuno recasse un tale oltraggio a chi è vostro signore. In nessun luogo avreste più il coraggio di mostrarvi alla gente. Tutti vi indicherebbero col dito. Così che la faccenda mia riguarda quanto riguarda me. Quel seduttore non deve in alcun modo. Ma signore, già avete già spiegato tutto quanto. Ma attenti, ai suoi discorsi non dovete avvocare. No, di certo. Sappiamo come fare. Se la mettesse su uno stolcinato. Amen, cuor mio, pietà del mio dolore. Zitto, imbecille. Bene. Giorgina, tesoruccio, tu che sei così dolce, così cara. Cara?
Molto bene. Ma in fondo, scusa, cosa c'è di male? È la mia onesta, virtuosa intenzione. Ti sei un porco! Verissimo. La mia morte è sicura, se non mi aiuti nella mia sventura. Sei un barbero, una loco, un impudente. Perfetto. Non sono certo il tipo io che chiede, non fai niente. Per i servizi è un'ottima memoria. Ecco, è un anticipo. Ed è per te, Giorgina, di che andare a comprarti una gonnella. Ma dalla tua sorella! Sì, la mia! E di corsa anche! No, 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 adesso basta. Ho sbagliato qualcosa. Non è così che dovevamo fare? Sì, sì. I soldi però non dovevate prenderli. Su quel punto ci siamo un po' confusi. Volete che proviamo un'altra volta? No, basta così. Tornate in casa. Non avete signore che da chiedere. Quel che voglio adesso è che torniate in casa. Ho detto basta, il denaro tenetelo, vi raggiungo per un minuto. Ma attenta a tutto e seguite i miei ordini. Farò una spia della vista infallibile del calzolaio che ha bottega all'angolo. Ma quanto me la terrò sempre in casa. E soprattutto vieterò l'ingresso a ogni sorta di pettinatrici, parrucchieri, guantaie, venditrici di nastri e fazzoletti. Tutta gente che lavora ogni giorno a tenere mano agli intrighi d'amore. Non per niente sono esperto del mondo e delle sue finezze. Il bell'imbusto dovrebbe essere un mostro di furbizia per far valere anche un solo biglietto. Il luogo in cui ci ritroviamo. Sono scappato proprio per pelo a un'avventura, mi dovete credere, davvero imprevedibile. Mi ero appena congedato da voi quando ho visto affacciarsi al suo balcone Agnese, che scorgendomi prima mi ha fatto segno, poi ha trovato il modo di scendere il giardino e di aprirmi la porta. Ma solo da un istante eravamo nella sua stanza quando ha sentito il geloso per le scale e a ciò non ha trovato altro rimedio e nascondermi in un capace armadio. Di colpo è entrato e io, pur non vedendolo, lo sentivo che andava su e giù a grandi passi, muto, abbandonandosi di tanto in tanto a penosi sospiri, dando pugni sui tavoli, buttando all'aria quel che c'era sopra. A un certo punto ha persino mandato in mille pezzi i vasi che adornavano il camino. Era evidente, insomma, che cornuto. Sospettava qualcosa del tiro che lei gli aveva giocato. Infine, dopo mille andirivieni e sfocata in tal modo la sua collera su ciò che lei non era responsabile, il geloso inquieto, facendo il suo rovello, è uscito dalla stanza e io dal mio pertugio. Trattenermi con lei sarebbe stato, date le circostanze, un rischio esagerato. Che stanotte, evitando di rumore, nella sua stanza tornerò a introdurmi. Tossirò per tre volte. Sarà questo il segnale al quale vedrò aprirsi la finestra da cui il mio attore cercherà di entrare con l'aiuto di Agnese e di una scala. Se non lo dico a voi, mio solo amico, a chi lo potrei dire? Divulgare la gioia la moltiplica. Si può scoppiare di felicità, ma si è contenti solo se qualcuno lo sa. Voi godrete con me del mio successo, ne sono certo. Addio! Vado a farmi i miei preparativi. E così dunque, la cattiva stella che mi ha preso di mira non vuol proprio concedermi il respiro. Dovrà vedere colpo dopo colpo l'intesa tra quei due abbattere i bastioni della mia vigilanza. Lascerò che un ingenuo e un giovane sventato sperfeggino la mia maturità. Sono 20 anni che tutti mi vedono osservare con occhio da filosofo le sventure dei poveri mariti, analizzando tutti gli incidenti che hanno reso infelici i persini più prudenti. E adesso, come se qualcuno in cielo avesse decretato che nessuno qua giù può essere esentato, dopo 20 anni e più di riflessioni su misure e cautele da adottare, con tutte le nozioni che in materia ho potuto accumulare, con gli sforzi infiniti che ho fatto per proseguire le tracce dei comuni mariti,
sprofondato nella stessa sventura. Ma io ti sfido, poi ad un destino. L'oggetto amato è ancora in mano mia, e se il furfante ne ha rubato il cuore, gli impedirò di prendersi anche il resto. La notte scelta per condurre in porto la sua bella avventura, non andrà certo liscia, come lui si figura. E la cupa tristezza che m'opprime mi dà qualche piacere, conoscere in anticipo le mosse del nemico, e che il povero sciocco che al mio amore vuole essere fatale, elegga a confidente il suo rivale. Andiamo a cena prima del passeggio? No, stasera digiuno. Che facezia hai mai questo? Scusatemi, ti prego, non sto bene. Niente più matrimonio? Non sono affari vostri. Oh, oh, quanta bruschezza, che succede? Alla vostra passione è capitata forse qualche complicazione? Dalla faccia che avete potrei quasi giurarlo. Male che vada, ho sempre il vantaggio di non assomigliare a certa gente che fa finta di niente. Qualsiasi cosa facciano i garanti. È strano che possedendo in materia questo popò di luna, voi non riusciate a concepire al mondo altra fonte d'onore o disonore. Essere avari, subdoli e brutali, disonesti e vigliacchi, secondo voi, paragonata a quella, è una macchia del tutto trascurabile. E comunque uno possa aver vissuto, non è un uomo d'onore se è cornuto. Andiamo, rifletteteci. Vi sembra ragionevole che sia il caso a decidere del buon nome di un uomo? Che una persona onesta sia da rimproverare per un'offesa che non può evitare? Perché, dico, se un uomo prende moglie, dovrebbe per ciò stesso essere degno di biasimo o di lode? Perché costruirci uno spauracchio, un incubo dell'affronto che una donna ci fa venendo meno la parola data? Cercate di pensare che dell'essere cornuto un uomo intelligente può anche avere un'idea meno struggente. Che infortuni del genere, che si voglia dirne, in sé per sé sono insignificanti, e che il male sta tutto nel modo in cui reagisce colui che li subisce. Bel discorso. L'intera compagnia dovrebbe essere grata a vostra signoria. Perché guardate, chiunque penso si vorrà arruolare. Ma no, che dite? Anch'io sono contrario. Ma poiché è il caso che ci dà una moglie, bisogna comportarsi come al gioco dei dadi, dove quando non esce il numero che aspetti, devi fare buon viso e aggiustare la sorte con astuzia. Cioè mangiare e dormire come al solito e infischiarsene di quello che c'è dato. Ora volete metterla a sorridere, ma per me francamente il mondo è pieno di cose peggiori che fanno di gran lunga più paura di quella che a voi sembra la massima sventura. In conclusione, amico, non scordatevi che le corna sono come le vogliamo vedere, che in certe circostanze uno arriva persino ad augurarsene. E che anche in esse, insomma, come in tutte le cose, si può trovare un aspetto piacevole. Se voi avete lo stomaco di starci, io non ho nemmeno quello di provarci. E piuttosto le spornici, vi giuro. Mio Dio, no, non rischiate lo spergiuro. Se la sorte ha deciso, è tutto inutile. Non sarete, credetemi, consultato in anticipo. Sono dunque io, un cornuto. Gran disgrazia davvero, infelice. Ce ne sono a migliaia, con i quali per nascita, per animo e per censo, sia detto senza offesa, non potreste nemmeno confrontare. E neanche lo vorrei, credete pure. Come le vostre cenghie mi importunano, basta, vi prego. Ah, la siete presa? Bene, ne scopriremo la ragione. Addio. Ma non scordate che a prescindere da ciò che può ispirarvi il vostro onore, quando uno giura che non lo sarà, lo è già quella tal cosa per metà. E io lo giuro ancora, e vado di filato a rimediare a quanto è capitato. Ah.
sì, a implorare il vostro aiuto. Già conosco la vostra devozione, ma ora dovete darne nuova prova. E se vi servirete come spero e confido, contate su un'alta ricompensa. L'uomo che pensate che intende, voi però non ridite in giro. Prendermi in sorpresa, entrando con l'aiuto di una scala in camera d'Agnese. Ma noi tre siamo qui, cari amici, per prepararvi una bella imboscata. Ciascuno di voi due avrà in mano un bastone. E quando il traditore sarà giunto all'ultimo scalino, io intanto gli avrò aperto una finestra. Gli darete una scaglia in botte tale che la sua schiena non se ne scordi tanto facilmente. E che lui finalmente si decida a sparire di torno. Fa attenzione a non fare il mio nome, ma non fargli capire che sono lì. Allora, che ne dite? Siete pronti a servire la mia collera? Per Dio, cioè per pestare eccoci qua. Quantomeno vedrete, non faccio complimenti. E anch'io, se ve ne sembra un po' più debole, farò anch'io la mia parte nel dargli quel che merita. Tornate in casa e soprattutto non fate le parole con nessuno. La nostra azione sia ad esempio al prossimo. Se ogni marito di questa città ricevesse così gli spasimanti della propria metà, i corrotti non sarebbero tanti. Anche il geloso hanno imputato il tutto alle loro percosse. Il dato del dolore mi ha fatto rimanere a lungo immobile. Hanno creduto senz'altro d'avermi assassinato. Sono scappati in preda allo spavento. E anch'io stavo pensando di svignarmela quando ecco sopraggiungere in gran fretta, atterrita dalla mia finta morte, Agnese, che da dentro casa era riuscita a evadere. Che altro dirvi? L'amabile fanciulla, dando retta ai consigli dell'amore, non ha pensato neanche per un attimo di tornarsene a casa e mi ha affidato in tutto il suo destino.
Pensate a che pericolo, in questa sua innocenza le sparebbe d'un folle, d'incoscienza, se avesse altra natura ciò che io provo per lei. Ma la passione di cui ardo è quella. Piuttosto che ingannarla, preferirei morire. Ciò che vi chiedo, intanto, è di offrirle, per conto del mio amore, la vostra protezione. Tenendola in segreto a casa vostra per un paio di giorni. A voi soltanto, amico generoso, mi sento di affidare questo bene prezioso. Sono qui, siatene certo, per servirvi. Dunque me lo farete questo grande favore? Volentieri, amico! Potervi favorire mi riempie di gioia. Mi sono grato al cielo di avermene fornito l'occasione. Non ho mai fatto niente con più soddisfazione. Oh, per la vostra bontà mi sono così grato. Laggiù, dove finisce la contrada, uno dei miei, vedete, li fa intanto da scotti. Ma come agiremo? Questa mare di luce, se la facesse entrare, forse mi si vedrebbe. Se poi voi verrete a casa mia, i servi, parleranno, è più sicuro. Portarmene in un luogo un po' più oscuro. Vado ad aspettarvi là. Giuste precauzioni. Quanto a me, non farò che consegnarvela e tornare in segreto a casa mia. Ah, fortuna! Stavolta la vicenda propizia mi ricompensa ogni tua nequizia. Non state in pena da dove vi porto. È un rifugio sicuro che ho trovato per voi. Stare insieme sarebbe una rovina. Venite, lasciatevi guidare. Ecco, da lui. Perché ve ne andate? Bisogna, Agnese cara. Tornate qui al più presto, non scordate. La chiamata del mio amore mi ci farà volare. Non c'è gioia per me se non vi vedo. Lungi da voi, ciascuno vedreste anche me. Se fosse vero, non andreste via. Potete dubitare del mio amore. Voi non vi amate quanto vi amo io. Ah! Questo tira troppo. Il fatto è che sarebbe rischioso, cara Agnese, farci vedere insieme in questo luogo. È l'eccellente amico. È per il nostro bene che con zero prudente vi sollecita. Ma seguire uno che non si conosce. Non abbiate paura, siete in ottime mani. Io vorrei tanto invece essere nelle vostre. Un momento. Addio, si è fatto giorno. Quando vi rivedrò? Presto, è sicuro. Sarà lungo aspettare quel momento. E adesso, grazie al cielo, posso stare tranquillo. La mia felicità non ha più ostacoli. Su, coraggio, venite. Il vostro alloggio non è qui, è più avanti. Voglio sistemarvi ben al sicuro. Allora, mi riconoscete? Sciagurata! E dunque questo è il grido che il mio volto vi ispira. Capisco, vedermi qui vi sconvolge, ma da darmi i progetti della vostra passione. Inutile chiamarmi con lo sguardo, ormai troppo lontano il vostro amico per venirvi d'aiuto. Ma che brava! Così giovane ancora, con tutta l'innocenza che mostrate. Un'innocenza tale, tengo a domandare se i bambini si fanno dalle orecchie. Ecco che concedete appuntamenti nel mezzo della notte. E zitta zitta lasciate casa vostra per seguire l'amante. E come vi si inzuccherà la lingua se parlate con lui. Ma briccona, come avete potuto fare una cosa simile? Un serpentello che non levate in seno. Ecco che cosa siete, un serpentello crato che cerca appena può di far del male a chi l'ha vezzeggiato. Ma perché mi sgridate? Ah già, sono io in torto! Non capisco cosa ho fatto di male. Scappare con un uomo non è male! Ma è l'uomo che mi ha chiesto di sposarlo. E io so, perché voi me l'avete insegnato, che a sposarsi si elimina il peccato. È vero, ma ero io a volervi sposare. E me lo ha detto con parole ben chiare. È vero. Ma per questo, diciamolo tra noi, lui è molto più adatto, secondo me, di voi. A sentir voi le nozze sono una penitenza, una noia terribile, uno strazio. Mentre a sentire lui sono talmente piacevoli che vi è subito voglia di provarle. Ma allora voi l'amate, traditrice? Sì, io lo amo. E me lo dite in faccia? Perché non dovrei dirvelo, se è vero. Ma perché amarlo, impertinente? Io cosa c'entro? Ha fatto tutto lui. Quando è successo, io neanche ci pensavo.
Sì, ma poi dovevate liberarvene. E come liberarsi di ciò che dà piacere? E io? Non sapevate darmi un dispiacere? Dispiacere? E perché? Non vi capisco. Ah già, non ho motivo io che di rallegrarmi. A quanto pare, insomma, voi non mi amate per niente. Voi? Sì. Ahimè, no. Ma come no? Dovremmo smentire. Ma perché non amarmi? Madama la spacciata. Non è me che dovete biasimare. Che avete fatto voi per farvi amare? Potevate ben fare quello che ha fatto lui. Non mi sembra di avervelo impedito. Ci ho provato con tutte le mie forze, ma qualsiasi premura è stata vana. Si vede che in materia lui ne sa più di voi, dato che gli è riuscito così facile. Ma sentite un po'. Raccontami! Come ragione che risposte dà? Peggio non la sapiente la salotto. Ebbene, dal momento che siete così brava a ragionare, ditemi un po', bella ragionatrice, in tutto questo tempo non avrei fatto altro che nutrirvi a mie spese per consegnarvi a lui. Oh no, di certo, vi restituirà fino all'ultimo spicciolo. Certe cose che dice non fanno aumentare il mio dispetto. Pensate veramente, per concedere che quel grand'uomo possa risarcirmi di tutte le attenzioni delle quali mi siete debitrice? Non mi sembra di dovervi poi tanto. Crescervi fin da piccola! Vi sembra dunque niente! Ah, in questo avete agito proprio bene. Mi avete dato proprio una bella istruzione. Credete che mi illuda? Che non lo sappia anch'io di essere un ignorante? Lo so, e me ne vergogno. E ora che sono grande, vorrei tanto finirla, se ce la faccio, di passar per stupida. E così? Rifiutate l'ignoranza e prendete per maestro il vostro spasimante. Certamente. Quello che so è da lui che l'ho saputo. E già adesso sono certa di dovergli molto di più di ciò che devo a voi. Non so chi mi trattiene di rispondere a soldi, ma rovesci. La sua franchezza da niente mi esaspera. Prendere una schiaffa mi farebbe bene. Fatelo, se vi fa piacere. Il suo tono, il suo sguardo mi disarmano. L'antica tenerezza mi rifluisce il cuore, cancella l'ombra nera della sua ingratitudine. Amare è strano, strano per chi ci tradisce. L'uomo si è esposto a tante debolezze. Conosciamo la loro imperfezione, tutti i loro capriccio e indiscrezione. Hanno la mente torbida, l'anima inconsistente, non c'è niente più fragile e stolto, né di meno fedele. Ed è per animali come questi che si inventa di tutto in tutto il mondo. Io, facciamo la pace. Ti perdono ogni cosa, piccola traditrice. E ti riaffido la mia tenerezza. E questo vuole capire quanto bene ti voglio. In compenso, ti prego, voglimene anche tu. Con tutto il cuore vorrei compiacervi. Cosa mi costerebbe se potessi? Ma certo che lo puoi, mio bel musetto. Presta orecchio al mio sospiro amoroso. Contempla il mio sguardo moleste. E abbandona quel moccioso insolente. Lui ti ha fatto di certo una fattura. Come sarei felice 100 volte di più. Ti basta essere forte e intraprendente. Potrai esserlo sempre, te lo giuro. E mai mi stancherò di accarezzarti, e scopinarti, e baciarti, e mangiarti. Sarai padrona di tutto, farai di testa tua. Non dico altro. E cos'altro potrei dire? Ecco, ma che cosa ci porta la passione? Quale altra prova volete dire? Razza d'ingrata, vuoi vedermi piangere? Vuoi che mi batta, vuoi che mi strappi i capelli, vuoi che mi uccida? Sì, se vuoi puoi dirmelo. Sono pronto a tutto, perfida.
per provarti il mio ardore. Tutti questi discorsi, il vero, non mi turbano affatto. Tue parole di Orazio farebbero di più. Questo è troppo. Respingete il mio amore. Sfidate la mia collera. Fate di tutto per esasperarmi. Eseguirò i miei piani, bestia indocile. Lascerete all'istante la città. Presto un convento mi vendicherà. Non so com'è, signori, ma mi sembra che Agnese e il morto sono andati via. Lei è qui. Presto, fatela da me. Non sarà là che vengono cercata. E poi questione di mezz'ora al massimo. Tanti carotti vado a procurare una sistemazione più sicura. Barricatevi dentro! E soprattutto non prendete la donna un solo istante! Cambiando aria, il suo cuore, di quell'amore forse guarirà. Torno da voi, caro signor Arnolfo, distrutto da dolore. La mia sventura è giunta a compimento. Dall'ingiustizia di un fatale evento mi viene strappata la beltà che adoro. Per essere qui più presto a mio padre, mi ha noleggiato una vettura. Stava appunto smontandone quando a due passi da qui l'ho incontrato. E la ragione della sua venuta, della quale, ripeto, ero all'oscuro, è in breve che senza alcun preavviso mi ha trovato una moglie. E adesso è qui per celebrare le nozze. Giudicate, voi che condividete i miei pensieri, se mi poteva capitare in sorte contrattempo peggiore. Quell'Enrico di cui vi ho chiesto ieri è la causa di tutta la sventura. È la sua unica figlia, la fanciulla, che d'accordo con lui mio padre mi destina. Decretando così la mia rovina. Quando ho afferrato il senso di quello che mi stava succedendo, sulle prime mi è parso di svenire. Poi, senza più ascoltarmi, sono corso fin qui con il cuore in tumulto per raggiungervi prima di mio padre, che ha intenzione, lo so, di farvi visita. Vi prego, non parlatemi del mio impegno d'amore. La cosa lo potrebbe esasperare. Cercate invece, grazie alla fiducia che egli ripone in voi, di fargli abbandonare il suo progetto. D'accordo. Fate in modo che almeno lo rimandi. Datemi l'amicizia a questo aiuto. Non mancherò. Vi affido ogni speranza. Benone! Guardo a voi come al mio vero padre. Vi dovete spiegare che alla mia età... Ma ecco! Sentite! Quali altri argomenti si potrebbero usare? Se anche nessuno mi avesse avvertito, mi avrei riconosciuto a prima vista i tratti dell'amabile sorella che il matrimonio aveva reso mia. Io mi ritrovo in voi, se la parte, crudelmente. Poi non mi avesse rapito quella sposa fedele, quanto sarei felice d'essere qui con lei ad assaporare la compagnia delle persone care dopo le nostre lunghe traversie, poiché della dolce sua presenza ci priva ormai per sempre. Per la fatale potenza del destino risolviamoci a trarre contentezza dall'amoroso frutto che solo me ne resta. Tutto ciò vi riguarda da vicino. Senza il vostro consenso questo impegno non sarebbe possibile, e se la scelta del figlio Doronte è di per sé gloriosa, bisogna tuttavia che essa vi piaccia, come piace a me. Di fronte ad una scelta così giusta, nel mio giudizio avrebbe poca stima chi solo dubitasse della mia approvazione. Tranquillo, mi servirò a meraviglia. Ecco, un'ultima cosa. Non temete. Quanto affetto fraterno in questo abbraccio. Quanta gioia in me nel rivedervi. Sono qui. Non c'è bisogno che me lo raccontiate.
già quel che riguarda qui da noi. Ve l'hanno già detto? Certo. Tanto meglio. Vostro figlio si oppone a queste nozze. Prevenuto, il suo cuore non viene messo che malinconia. Mi ha persino pregato di persuadervi a mutare proposito. Ma l'unico consiglio che mi sento di darvi è di non tollerare alcun rinvio, esercitando senza esitazioni l'autorità paterna. Bisogna a questi giovani farli negare dritto, ma essere indulgenti facciamo il loro male. Traditore! Io dico che se il cuore oppone resistenza, è sconsigliabile fargli violenza. E mio cognato credo la pensa come me. Cosa? Si lascia raccomandare dal figlio? Un padre sarà tanto rammollito da non sapersi imporre. Sarebbe proprio bella se ricevesse ordini chi li deve impartire. No, no, no. È un mio caro amico. E dal suo onore dipende anche il mio. La sua parola è data, la mantenga e costringa suo figlio a controllare impulsi e sentimenti. Parole sacrosante, in questo patto sono io che rispondo anche per lui. Sono, ve lo confesso, assai stupito che vi mostriate tanto favorevole a questo matrimonio. E mi domando qual motivo vi spinge. So quel che faccio e dico quel che bisogna dire. Certo, signor Arnolfo, sono... Non ve l'ho detto, questo nome lo irrita. Lui è il signor del ciocco. Non importa. Cosa sei? Eh sì, il mistero, mio caro, è tutto qui. Ora è chiaro anche a voi che non avevo scelta. Mio Dio, che confusione! Senza di quel signore noi non ce la facciamo. Agnese può scappare ogni momento, finirà a buttarsi dal balcone. Conducetela qui, voglio portarla via senza altri indugi. Vi prego, non abbiate della male. Troppa felicità rende l'uomo superbo. Come dice il proverbio, un po' per uno fa male a nessuno. Quali disgrazie al cielo, sono pari alle mie. Affrettate la data delle nozze, ci sarò anch'io. Vi ci invito, signore. È quello che faremo. Morite! Più avanti, è la mutinata, non c'è modo degli sorvegliati, dicono. Ecco. Come risarcimento potete farvi un dolce e umile inchino. Addio! Forse l'evento non è all'altezza delle vostre attese, ma non tutti gli amanti hanno fortuna. E poi lasciate razzo che mi si porti via! Io non connetto più tanto e duro! Parliamo, chiacchierona! Io non mi muovo! Spiegateci! Cos'è questo mistero? Siamo tutti qui che ci guardiamo in faccia senza venirne a capo. Mi spiegherò più tardi. Arrivederci. E dove avreste intenzione di andare? Non ci state parlando come deve parlare che si rivolge a noi. Non vi ho già detto di affrettare le nozze senza badare a tutti i suoi mugugni? Sì, ma a questo proposito, se sapete già tutto, come mai non sapete la cosa più importante, ossia che la fanciulla di cui stiamo parlando, figlia segreta della cara Angelica e del signore Enrico, si trova per l'appunto in casa vostra. Che fondamento aveva dunque il vostro discorso? Già, anch'io ne ero stupito. Cosa? Sì, mia sorella da un imene segreto esce una figlia, la cui sorte nascose a tutta la famiglia. E che il suo sposo, sotto finto nome, diede a balia a una donna del contado. Dopodiché il destino, dichiarandogli guerra, lo costrinse a lasciare la sua terra. E ad affrontare mille insidie e invidi, dai quali tanto mare ci divide. E dove lavorando ha guadagnato quanto qui inganno e invidia gli avevano rubato. Poi, di ritorno in Francia, ha subito cercato la donna cui la figlia aveva dato. E lei gli ha raccontato, la buona contadina, che l'ha affidata a voi che era ancora bambina. Costretta a questo passo dall'estrema miseria, è certa che voi foste una persona seria. Io credo di capire, caro Arnolfo, qual è il vostro supplizio.
ma almeno in questo il caso vi è propizio. Se ai vostri occhi non essere cornuto è la cosa essenziale, non c'è niente di meglio che sottrarsi a ogni impegno nuziale. Via senza parlare. Saprete ogni dettaglio del bizzarro mistero. In anticipo il caso aveva già eseguito quello che il vostro senno ha stabilito. Quelle mutue promesse dell'amore. Già, questa bella si può mettere il cuore. Insomma, è per la stessa a cercare la quale siete sin qui venuto. E sono stato sul punto con il mio rifiuto. Ne sono stato certo non appena l'ho visto. Perché da quel momento il mio cuore è fredda con un dolcissimo tremore. Dimmi a chi. Farei anch'io come voi, caro cognato, ma il luogo penso non è più indicato. Ritiriamoci in casa. Lì potremo sbrogliare anche gli ultimi nodi del mistero. Potremo compensare Arnolfo per il suo assiduo zelo ed averci condotti al miglior fine. Rendere grazie al cielo. Thank you.